Ciao ragazze, bentornate. Questo è un mega video haul MAC. Scusate, è sera, perdonate sempre la mia faccia in queste condizioni stanchissime, però purtroppo ragazze, in questo mese la bambina, anzi in questi ultimi 2 mesi la bambina non è andata all'asilo. Quindi ovviamente avendola a casa mi è veramente veramente difficile riuscire a registrare video per come vorrei. Quindi fatemi passare questa mia faccia stanchissima perché oramai è sera, la bimba sta dormendo come al solito, già sapete tutto quanto. Quindi passiamo subito a quest'ordine MAC. Io come sapete, vi faccio vedere anche la bustina. Come sapete, io non ho MAC nella mia città qui a Catanzaro, quindi ovviamente devo fare gli ordini sul sito. E sul sito purtroppo non era mai disponibile il Mineralize Skin Finish Soft and Gentle. Quindi ho dovuto chiamare alla MAC di Roma, di Via Barberini, e me lo sono fatto mandare. Sto ancora aspettando un rossettino perché c'è stato un disguido. Io avevo fatto, vi spiego brevemente, avevo fatto un ordine dal sito perché questo rossetto, lo Show Orchid, era ritornato disponibile dopo non so quanti mesi. Bene, ho fatto quest'ordine con altri rossetti ovviamente. Dopo 4 giorni, praticamente il giorno della consegna, mi hanno mandato un messaggio dicendomi che lo Show Orchid non mi sarebbe stato inviato, che mi ritornavano i soldi perché non era più disponibile. Io ho chiamato al centro clienti dicendo che comunque sul sito lo dà ancora disponibile. Loro si sono scusati, quindi io ho telefonato alla MAC sempre di via Barberini di Roma e me lo sto facendo inviare. Chiusa questa breve premessa, passiamo subito all'ordine che ho fatto. Allora, non si tratta di un unico ordine, ma si trattano di acquisti di 2 o 3 mesi a questa parte, perché ogni mese magari ne prendo 2 rossetti. Non si tratta tutto di un ordine accumulativo, perché come vedete sono 7 rossetti, 7, 3, 4, 7, 9, me ne manca uno all'appello. No, sono 7 rossetti, giusto, ne ho 9 al momento, scusatemi, ho fatto un po' di confusione, un attimo di panico. Allora va bene, iniziamo subito. Vi vorrei ridividere per categoria, giusto perché io non mi preparo mai niente prima. Allora iniziamo subito con l'unico frost della mia collezione, ma collezione non è perché io li utilizzo quotidianamente. L'unico frost l'ho voluto acquistare perché ne ho sentito parlare bene, poi perché io volevo prendere quello della collezione di Maleficent, solo che non è disponibile, non è disponibile neanche in negozio, e le ragazze del negozio mi hanno spiegato che forse non tornerà disponibile, che comunque non sapevano. Quindi ho voluto prendere questo, che è più o meno come colore, e devo dire sono stata molto molto contenta. Sì, Roberta, qual è il colore? È il Viva Glam di Rihanna ed è questo rosso fantastico. Io lo sto usando tantissimo, il packaging è diverso, è rosso tipo vellutino. E questo è il rossetto in questione. Non so se con questa luce si vedrà mai il colore del rossetto. Io ve lo swatcho comunque, ve lo faccio vedere. È un rosso pieno di glitterini, qui sembra arancio, boh, non lo so, ma comunque è un bel rosso intenso, pieno di glitterini oro. Guardate che luminosità, e devo dire che pur essendo un frost non tende a sbavare, ad andare nelle pieghe, e devo dire come durata è davvero ottima. Quindi
Quindi contentissima. Poi io non sapevo che tutti i rossetti MAC fanno parte del back to MAC, quindi se ne consumate 6 o magari non vi piacciono e li volete ritornare, ve ne ritornano, voi date 6 confezioni e ve ne ritornano uno. Poi un unico cream sheen che ho voluto acquistare è questo. Mi era piaciuto tantissimo dallo swatch che c'è sul video, anche se non è che sono molto fedeli. Comunque sono contentissima dell'acquisto fatto ed è quello che indosso in questo momento, ma non so se si vede molto più chiaro. Invece è un bel fucsia molto acceso ed è il Lickable. Ed è appunto questo fucsia fantastico, super confortevole sulle labbra. Ed è veramente, veramente bellissimo, un bel rosa accesissimo. Poi ragazze, i rossetti MAC hanno questo odore di vaniglia che mi fa impazzire. E questo è il secondo rossettino MAC. Poi passiamo agli Amplified e ne ho acquistati 2, 1 è il Full Fucsia che era ritornato disponibile ed è questo fucsia super intenso, proprio il fucsia fucsia. Sembrerà forse uguale, no, non sembra uguale infatti, perché questo è più scuro rispetto a quell'altro ed è veramente stupendo. So che magari qualcuna penserà: ma quanti rossetti fucsia ti compri? Ma purtroppo io li uso da morire i fucsia, mi piacciono tantissimo, mi piace come mi stanno i rossi e i fucsia, diciamo che sono i miei colori preferiti di rossetti e anche normalmente. L'altro Amplified è un altro fucsia ed è il Girl About Town, che è stupendo pure questo. Gli Amplified ragazzi hanno una texture, e questo è ancora più scuro degli altri due, hanno una texture morbidissima e oltretutto tingono proprio le labbra, quindi non se ne vanno neanche se mangiate, se bevete. Io sinceramente devo dire, rispetto agli Amplified, il cream sheen, non so se potete vedere che è molto molto più luminoso, però questa luminosità è molto bella soprattutto con l'estate. Numero uno, perché se avete un pizzico di abbronzatura come me io non mi abbronzo neanche se mi ammazzano. Tende a farla risaltare, ma soprattutto le labbra sembrano un pochino più grosse, più carnose. E poi passiamo agli ultimi tre, che sono dei retro matte, l'amore per la vita. Io amo i retro matte di MAC, cioè non c'è niente. Oggi sono andata a swatchare in profumeria i profumi. Oggi, cioè ragazze, perdonatemi, non so neanche come lo sto girando questo video. Tra le tante, vi prometto che sarà un video dove mi vedrete aggiustata nella stessa maniera, ma perché veramente non ce la posso fare. Cioè, cerco di girare tutti i video che ora che la bambina dorme, possibili. Vabbè, evito di blaterare. Comunque, oggi sono andata a swatchare dei rossetti di Chanel, quello proprio la linea matte, ma non c'entrano niente con i retro matte, i matte di MAC. Cioè, io la consistenza, proprio la texture del matte, del retro matte di MAC, non la trovo in nessun rossetto e devo dire sono stupende. Allora, questo qui è il rosso per eccellenza, definito così su YouTube, ed è il Ruby V. È questo rosso super freddo, un rosso, vabbè, con un sottotono blu, è veramente stupendo. Ve li swatcho qua.
qua il retromat, il rubivù, poi abbiamo il, fermatevi un attimo perché qui Relently Redly Red, penso così, Relently Red, non lo so come si pronuncia, comunque avete capito perché è veramente uno scioglilingua pronunciare questo rossetto, questo è un rosso bellissimo con una punta di corallo all'interno, veramente corallo arancio all'interno ed è veramente veramente bellissimo, matte stupendo, cioè che ve lo dica a fare ed è stupendo. E poi ultimo, ma non per importanza, anzi è uno dei miei rossetti MAC preferiti ed è l'Old Fire, All Fire Up. Ed è questo color cocomero. Io lo definisco un color cocomero. Qui sembra corallo, ma assolutamente non è così. È un color cocomero. Infatti vedete che è più scuro, invece da qui sembra corallo, invece no, assolutamente no. Ed è proprio un color cocomero. Ed è stupendo perché è questo rosso con un po' di fucsia, un rosso fucsia bellissimo. E poi abbiamo terminato i rossetti. E poi, da-dan, finalmente nelle mie mani il Soft and Gentle. Finalmente ragazze, perché sul sito non ce la facevo più, non tornava mai disponibile sto qui, ma mai disponibile. Ve lo faccio vedere anche qui. È arrivata con un po' di polverina sparsa, comunque qui c'è la protezione e poi questo è il prodotto, ve lo faccio vedere, a parte che è setosissimo. Già potete vedere la luminosità. Cioè, guardate che cos'è questo illuminante. Guardate come muovo la mano, che luce. È stupendo. I rossetti li ho pagati 19 € a rossetto perché la MAC ha deciso di aumentare i prezzi. E questo l'ho pagato 30 €. E niente ragazze, questo è tutto per questo video haul MAC. Lo volevo girare, lo volevo registrare questo video con altri prodotti, però alla fine ho pensato di registrarvi soltanto un video dei prodotti MAC perché così avevo più tempo per farveli vedere, per swatcharveli, eccetera. Niente ragazze, io vi saluto, vi ringrazio per la pazienza che avete a seguire questi miei video un po' confusi. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!